Eccolo! C'è scritto mamma, quindi questo sarà il succo di mirtilli che ha fatto la mamma. Allora Sofì, fammi pulire questo tavolo. Qui ti ho lasciato la torta. Adesso arriva la tua amica Lu. Sì! Mi raccomando, però scusate, ciao Estrellitas. Adesso vi spieghiamo cosa andiamo a fare in questo video. Innanzitutto vi salutiamo. Olé Estrellitas! Io sono Sofì, lei è Moni. E insieme siamo Las Lunas! Allora, oggi per la prima volta lascerò Sofì a casa da sola e le ho dato il permesso di invitare la sua amichetta Lucrezia, detta Lu, che voi già conoscete, che avete visto in qualche altro video. Allora Sofì, qui ti lascio la torta, farete merenda insieme. Io ti ho preparato la crema di cioccolato, che la trovi lì, la bevanda di mirtilli, così potete fare merenda, avete già tutto pronto. Io devo scappare, allora, come ti dicevo, devo andare in posta e devo fare una spesa mini veloce. Mi posso fidare a lasciarti qua a casa da sola, tutto a posto? Anche la mamma di Cristina è d'accordo, ormai avete 9 anni e mezzo, praticamente quasi 10 fra poco, tutte e due, e quindi potete anche stare un'oretta in casa da sola, va bene? Certo, ti puoi fidare. Yes, si festeggia! Va bene, allora io vado. Vai pure. Ah, ciao Estrellita, ci vediamo dopo. Anzi, magari scrivetemi qua sotto nei commenti, che io mi porto in giro il cellulare, casomai, se ricevo i vostri commenti, che va tutto bene, perché mi raccomando, non combinate guai. E comunque adesso devi andare, quindi francobollo e vai! Sofì, mi raccomando, fate le brave e soprattutto pettinati, che sembri uno spaventapasseri, che sta arrivando la tua amica. Torna fra pochissimo. Ehi! Ok Estrellitas, allora quando arriverà Lu ci spalmeremo il cioccolato qua all'interno alla torta. Ci abbiamo due spatoline, non so come si chiamano, vabbè, e dei confetti. E quando arriverà prepareremo tutto e ci sentiremo delle pasticcere. Oh, suona il campanello, sarà Lu. Ciao! Ciao Sofì! Ci divertiremo un sacco! Che bello! Sì! Aspetta, ma c'è tua mamma? No! Andiamo in cucina! Dai Lu, aiutami a preparare la torta. Prendiamo il cioccolato. Sarà buonissima la torta, saremo delle vere e proprie pasticcere. E dobbiamo mettere il cioccolato all'interno della torta. Ok, che dici Lu? Abbiamo finito l'interno? Sì. Ok, allora adesso mettiamo il coperchio. Ok, è di già buona così, però mettiamo il cioccolato anche qua all'esterno. Sarà buonissima. Non vedo l'ora di mangiarla. Adesso faremo la cascata di cioccolato. Ok, vediamo quanto ne resta. Sì, dai, penso che va bene così la torta. Ma adesso lo sai qual è la parte più bella? Ovvio. È buonissimo. Ok, stai benissimo. No. Forse abbiamo un po'
adesso ci sciacquiamo la faccia. Ok, wow. Sarà buonissima, soprattutto in questa parte. Ecco qui la torta. Wow, non vedo l'ora di mangiarla. Hai apparecchiato benissimo, che bello. Prego, ma... che ne dici se prima ci andiamo a cambiare? Tutte eleganti, no? Facciamo finta di essere delle ragazze che prendiamo il tè. Sì, che bello. Andiamo. Lu, stai benissimo così. Anche tu, Sophie. Adesso sì che siamo delle vere ragazze. Andiamo? Andiamo. Ok, adesso tagliamo la torta ciambella. Ok. Adesso prenditelo pure con qui. Sembriamo proprio delle ragazze, vero? Sì. E ora prendo la mia fetta. Tenere il coltello così, come delle ragazze. Non so se si raccoglie così, ma... Ok, allora buon appetito! Buon appetito! Benvenuta nella mia casa! Grazie di avermi invitato, sono veramente lusingata. Mi sono dimenticata della bibita, cioè il succo di mirtilli. Adesso arrivo, lo porto. Che buono! Ok, adesso devo solo trovare il succo di mirtilli. Ok, voilà! Adesso lo devo solo cercare. Qua c'è l'acqua. Ok. Qua ci sono i vini. Non bisogna bere i vini. Quindi cerchiamo. No. No. Eccolo! C'è scritto mamma. Quindi questo sarà il succo di mirtilli che ha fatto la mamma. Ma sì, certo. Devo scendere. Ok, prendere il succo di mirtilli e andare. Eccomi con i due bicchieri e il succo di mirtilli. Grazie. Ma senti, io non l'ho mai assaggiato il succo di mirtilli. Lo puoi prima assaggiare tu? Perché non lo so se mi piace. Così mi dici se è buono. Ma certo, non c'è nessun problema. Guardate com'è bello questo colore rosso mirtilli. È bellissimo. Wow. Sì, già, è bellissimo il colore. Però io ho sete, su, mi puoi versare il succo di mirtilli? Prima bisogna ammirare il colore com'è. È bellissimo, Estrellitas. Va bene, te lo verso. Così. Okay. Grazie, Sophie. Prego. Non capisco bene il gusto, me ne puoi versare ancora un po'? Certo! Bene. Magari così abbastanza, no? Ancora. Perché ridi? È molto buono. Ah, me ne puoi versare ancora un po'? Ma certo. Però perché non lo provi anche tu? È buonissimo. Ok, va bene, lo provo anch'io. Vediamo com'è, non l'ho mai assaggiato. Ma perché c'è il singhiozzo? Per caso ti è andato di traverso? Oh, è buonissimo, Sophie. Assaggialo anche tu. Va bene. Ma comunque, Estrellitas, scrivete qua sotto nei commenti se anche a voi vi piace il succo di mirtilli. E comunque, iscrivetevi, cliccate la campanella e spolliciate. Ok, lo provo visto che è così buono. È buonissimo. Tutto ok? Vabbè, lo provo. Ne voglio ancora.
È buonissimo! Ne voglio ancora! Avevi ragione! I pesci volano! Ciao signorina! Ciao! Come ti chiami? Mi voglio bene! Alla salute! Alla salute! Questa sembra buona. Si sgattugia. Alla salute. E gente, guarda, la leopardina. Perché state litigando? Oh, Gemma, amore, ma non è male.
silenzio, adesso vi sentite sul divano. Banda. Sono pazze. Mettetevi sul divano, sedute bene e adesso mi spiegate. Estriita, se voi avete visto qualcosa scrivetelo qua sotto nei commenti. Io me ne sono andata a fare la spesa, le commissioni, e vi trovo in questo stato. Non rispondete, fate le pazze, c'è qualcosa che non va. Sophie, dimmi che cosa c'è. Mi hai fatto arrivare tutto il tuo alito che sa di vino. Lu, anche tu? Fammi ascoltare, fammi sentire il tuo alito. Sofia? Anche il tuo alito, ragazzi, ma che cosa avete combinato? Ma c'è la merenda lì fuori? Che cosa avete mangiato? Che cosa avete bevuto? Sofì? Sofì? Questo è il vino, ma come ti è saltato in mente di berlo? Dove l'hai preso? Ti avevo lasciato la bevanda lì, mirtilli, non dovevi bere il vino? Non capisco niente, Sofì, che scendi subito dal divano. L'ho presa dove c'erano gli altri vini. Non dovevi prendere il vino? Succo di mirtilli. Sofì, ti do una notizia. Questo non è il succo di mirtilli. C'è l'etichetta mamma. Nel senso che questo era mio. Non è la bevanda della mamma da bere per la figlia. Non hai capito niente di questa etichetta. Oh mamma, forse Strigita, se anch'io ho sbagliato. Forse dovevo essere un po' più chiara. Me ne sono uscita, ho lasciato la bevanda di mirtilli. Ma non era quella? No, adesso ho due bambine ubriache sul divano. Oh no, cosa devo fare? Innanzitutto devo chiamare subito la mamma di Lucrezia, detta Lu, per avvisarla di questo increscioso disguido. Chiamo subito. Pronto? Ciao Cristina. Sì, sono qua con le bimbe. Come ti avevo detto, mi ero assentata solo un attimino, un'oretta per fare la spesa. Sì, abbiamo voluto fare questa prova di responsabilità delle bambine che ormai hanno quasi 10 anni per lasciarle da sole a casa. Però non so come dirtelo. È successo un disastro. Si sono ubriacate. Ma nel senso, ti spiego, per sbaglio è successo che Sophie, senza volere, ha confuso la bottiglia. Invece di darle quella bevanda di mirtilli, sai, quella che faccio io buonissima, naturale, le ha dato il vino. Aspetta, calmati, Cree. Non è stato fatto apposta. Sophie non ha nessuna colpa. No, aspetta, non mettere giù. Ti sto spiegando che è stato un errore. Come non vuoi più che Lucrezia veda Sofia? Come non possiamo più vederci? Ma siamo delle migliori amiche. Cos'è che ha detto mia mamma? Scusa, è che mi stanno chiedendo le bambine. Tua mamma è arrabbiata con Sophie, è arrabbiata con me, è arrabbiata con noi e dice che non siamo delle buone compagnie. Pronto? Tua mamma ha messo giù il telefono. Mi dispiace ragazze, non potrete più essere migliori amiche, vi dovrete separare per sempre. Venite qui con me, dovete avere fede, io aggiusterò tutto. Sophie, non so come hai fatto a confonderti, comunque forse è anche un po' colpa mia. È stato un errore, Strigita, non volevamo provocare tutto questo e adesso
adesso voi berrete tanta acqua perché avete... No, basta, vino. Io? Oh, mamma mia, che guaio mi sono messa. Tanta acqua, le farò ritornare... Mettetevi così, per favore. Estrellitas, a questo punto io credo che questo video debba finire qui. No, non bevete il vino assolutamente. No, no, no. Qui è una tragedia. Vi dobbiamo salutare. E io sistemerò tutto con la mamma Cristina. Anzi, se volete darci un supporto morale e aiutarmi a fare, diciamo, a convincere la mamma Cristina, perché sennò loro due non potranno più vedersi, lasciateci un like, ma soprattutto iscrivetevi, cliccate la campanella. Basta! Vi devo salutare, è una questione urgente perché sono ubriache e vogliono bere altro vino. Besitos, mandate besitos alle strita! Mandate, no, mandate.